Durante la conferenza stampa del congresso dell'EAS, l'Associazione Europea per lo Studio del Fegato, abbiamo avuto la possibilità di intervistare la professoressa Burra, che tra l'altro è un membro dell'EASL. Professoressa, durante il suo intervento ci ha illustrato uno studio che riguarda l'uso compassionevole del sofosbuvir. Potrebbe dirci in sintesi quali pazienti sono stati interessati in questo studio e i risultati principali? Sì, grazie per la domanda, è un argomento assolutamente molto interessante che riguarda un po' la nostra comunità di pazienti trapiantati. Diciamo che lo studio che è stato presentato all'ELC a Londra è uno studio che riguarda l'uso compassionevole del sofosbuvir nei pazienti trapiantati, in quanto nella maggior parte dei paesi questo farmaco non era stato registrato. L'importanza di questo studio è innanzitutto il numero: a livello internazionale sono 104 pazienti arruolati, di cui in occasione dell'EASL sono stati presentati i risultati. Il miglioramento della condizione clinica in generale è stato riportato in più del 60% dei casi, ma quello che va sottolineato è che questi pazienti erano pazienti in condizioni critiche, con una ricorrenza dell'epatite C in fase avanzata. La maggior parte di questi con una forma cosiddetta fibrosante colestatica, che per gli esperti del settore rappresentano proprio una forma estremamente severa di malattia, e questo ha determinato l'impossibilità di avere altri farmaci come trattamento, quanti sono pazienti che vengono trattati con la terapia standard, ma in cui i risultati sono veramente molto contenuti, molto ridotti, e in molti casi anche il ritrapianto non può essere proposto, e quindi il destino di questi pazienti purtroppo è il decesso. Senta, i risultati ottenuti, le percentuali di risposta virologica sostenuta sono state abbastanza elevate quanto vi aspettavate? Diciamo che in questo trial hanno incluso pazienti che facevano, a cui è stato dato sofosbuvir in uso compassionevole con la ribavirina, lasciando al centro la libertà di scegliere se fare o non fare l'interferone. Quindi sono dati un po' misti, però quello che è rilevante è che ci sono dei valori, i primi numeri che sono stati riportati parlano di quelli senza interferone un 54% di SVR, quelli con interferone un 44%. Teniamo conto che al meglio dei risultati della terapia standard ai nostri pazienti, in una ricorrenza normale di epatite C parliamo del 35-38-40%, mentre purtroppo per le forme con severe avanzate di ricorrenza i dati sono estremamente più bassi, quindi la possibilità di raggiungere un SVR nei pazienti con una forma colestatica sono intorno al 15-20%. Dottoressa, sempre nella sua presentazione di oggi ci ha parlato anche dei fattori che possono, diciamo, migliorare la condizione e quindi portare a risultati migliori. Ci può un attimino descrivere questi fattori? Diciamo che in generale tutti gli stessi fattori che noi utilizziamo e di cui teniamo conto nella valutazione del paziente che fa la terapia antivirale prima del trapianto valgono allo stesso modo, anzi ancora di più nel post-trapianto. Quello che noi valutiamo nei pazienti da sottoporre alla terapia antivirale è che vengano contenuti il più possibile con fattori di rischio di evoluzione della malattia, vedi il sovrappeso, l'obesità e il sovrappeso, vedi la concomitante presenza di una sindrome metabolica, ad esempio il diabete, l'ipertensione arteriosa, pazienti che devono ovviamente essere seguiti anche come compliance sulle bevande alcoliche. Quindi tutti questi sono cofattori aggiunti, poi deve considerare anche l'età del paziente che è stato trapiantato, l'età del donatore, perché un donatore di età avanzata favorisce lo sviluppo di fibrosi nel paziente che viene trapiantato per epatite C, e di conseguenza tutti questi fattori non possono non essere considerati come l'uso anche di altri farmaci che possono a loro volta interferire con i farmaci antivirali, ad esempio i farmaci immunosoppressori. Con le nuove terapie che ora, insomma, nel 2014 sono annunciate, quindi agenti antivirali diretti e tutto quello che verrà proposto, ci sarà un'eradicazione del virus dell'HCV, quanto quello che è sperato almeno, e soprattutto l'eliminazione dell'interferone da questa terapia? Come abbiamo sentito durante questo congresso, se parliamo delle epatite croniche, io penso che i risultati siano veramente eclatanti. Se parliamo però di una popolazione che a noi è più vicina come trapianto, cioè il paziente che è cirrotico, in lista d'attesa, è chiaro che anche qui abbiamo già dei buoni risultati, però è una popolazione diversa, quindi un paziente che potrebbe raggiungere con i nuovi farmaci la negatività del virus, e di conseguenza l'obiettivo è quello che poi, dopo il trapianto, non vi sia più la recidiva, che sarebbe un ottimo risultato.